sono Sara e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi finalmente il book haul dell'ultimo periodo con qui di fianco. Voi non riuscite a vederlo, ma c'è una fila gigantesca di libri. Quindi direi di iniziare subito, perché altrimenti la cosa non finirà mai. Direi di iniziare con gli invii delle case editrici. Questo mese ce ne sono veramente tantissimi, perché ho iniziato a collaborare con la Oscar Volt, quindi mi hanno mandato davvero un sacco di cose, mi hanno super viziata e non vedo l'ora di farvi vedere tutto. La prima cosa che mi hanno mandato è stato questo piccolo quadernino, insomma, chiamato In cucina con Kafka di Tom Grode, che è una raccolta di vignette di questo autore, tutte basate sul mondo dell'editoria, molto molto carine. Alcune mi hanno fatto davvero, vi giuro, morire da ridere. Sono molto divertenti e secondo me è un libro di quelli super carini da avere su un tavolinetto nella zona dove si intrattengono gli ospiti, in modo che possano, quando c'è un momento morto, leggersi una vignetta o due, perché sono molto divertenti. E poi, non lo so, nella casa di un lettore secondo me è perfetto, perché prende in giro un po' quello che è il mondo dei libri, mi ha fatto davvero tanto ridere. E questo qui viene 18 euro incartonato con questo formato rettangolare un pochino strano. Ringrazio tantissimo Marco per avermelo inviato. Continuando, poi Marco mi ha veramente viziato, perché mi ha inviato Monstress, il risveglio, che è il primo volume, il secondo volume, che è Sangue, e il terzo volume, che è Rifugio. Questi sono tre volumi di questa graphic novel di cui ho letto per adesso soltanto il primo e di cui vi ho parlato anche nel mio video sulle mie graphic novel preferiti. Mi è piaciuto veramente tanto, presto ve ne parlerò anche in un wrap up, e al momento è in lettura il secondo, che comunque mi sta piacendo abbastanza, cioè come il primo. Sono delle graphic novel da disegni secondo me spettacolari, sono scritti da Majori Lu e Sana Takeda, non so quale dei due sia l'illustratore, e ogni volume costa 19 euro, ma ne vale la pena perché sono incartonato e le pagine sono tutte dentro a colori, completamente a colori, non sono in bianco e nero. I disegni sono spettacolari, la storia è molto molto bella, quindi io almeno per il momento ve le consiglio, anche se costano, ecco, un pochino. Però è un bel investimento, la storia è molto valida e sono delle belle belle chicche. Continuando sulla strada delle graphic novel, mi è poi stato inviato Femmes Magnifique di Claudia Durasanti. È un'antologia su 50 donne magnifiche che hanno cambiato il mondo. Questo mi è stato inviato per la festa delle donne ed è stato davvero super carino. Come potete vedere qui sto segnando le mie storie preferite, perché sono effettivamente delle piccole storie di 2-3 pagine dove illustrano la vita di alcune donne che sono state sottovalutate nella storia, ma che comunque hanno avuto il loro impatto, e ce ne sono di veramente molto belle. Quando me lo ricordo cerco di leggere almeno una a sera e sono veramente di ispirazione, una lettura davvero super consigliata per qualsiasi donna, perché ci fa capire il nostro valore anche nel passato, quando non venivamo apprezzate in pieno. Ci sono delle donne di cui ancora oggi ci ricordiamo perché hanno fatto grandi cose. Io niente, l'ho apprezzato tantissimo, mi piacciono molto i disegni, che sono comunque molto diversi da storia in storia, mi sa che sono veramente illustrati da persone diverse perché gli stili sono molto diversi, e viene 20 euro, ma secondo me li vale tutti. Io ve lo consiglio tanto. E infine, sempre l'Oscar Volt mi ha inviato questa edizione degli Oscar Draghi con guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams e dietro Niente panico di Neil Gaiman. Devo ancora iniziare a leggerlo, sinceramente, questo Shame on Me, perché avevo, insomma, intenzione, infatti come potete vedere c'è il segnalibro, perché avevo intenzione di iniziarlo presto, però poi ci sono stati problemi di vita, esami di mezzo, per cui ancora non sono riuscita a leggerlo, ma presto avrete una mia opinione anche su questo bellissimo malloppone. E questo mi pare che costi 25 euro, come tutti gli Oscar Draghi, o sarà come tutti gli Oscar Draghi, quindi o 22 o 25 euro. Continuando poi con gli invii delle case editrici, Ladycart mi ha inviato Il fuoco segreto di Altea, gli arconti Ombra e Il tesoro di Vnlan, non lo so pronunciare, ma sono due libri scritti da Isabel Harper, che penso sia uno pseudonimo, insomma, per bambini, quindi middle grade, ma anche un pochino per ragazzi più piccoli. Infatti sono scritti super grandi, che vengono 12,90 euro l'uno incartonato. Le copertine secondo me sono molto carine e la storia anche è molto carina. Parla di questi due ragazzi che si trovano un pochino immersi a sorpresa nell'avventura degli arconti, che devono scoprire dove è nascosta la fiamma di Altea
per cercare di non farla avere all'altro arconte, quello ufficiale che in realtà è cattivo e quindi in poche parole devono salvare il mondo, diciamola tutta. Ma è molto carino perché ci sono tanti animaletti simpatici e non lo so, se ci sono degli animaletti simpatici a me questa cosa coinvolge sempre. Ho letto il primo e ho quasi finito di leggere il secondo, sono molto carini e quindi Lady Cat mi ha fatto questo invio per una recensione che presto vedrete sul canale. E arriviamo all'ultimo invio di una casa editrice che è stato della Fanucci ed è La maga tessitrice di Elena Paoli. Appunto l'ha scritto Elena, per cui volevo leggerlo, volevo dargli una mano. Ho letto le prime 50 pagine e purtroppo ci sono un sacco di cose che mi stanno dando fastidio. Secondo me necessitava di un bel po' più di sensitive readers, cioè nel senso Elena doveva farlo leggere un po' più persone che si sono effettivamente trovate in una situazione simile a quella della protagonista, per vedere se effettivamente la rappresentazione è giusta oppure no, perché senza indugiare sulla mia vita e le mie cose, per me sono triggering, quindi io sinceramente non l'ho neanche continuato ancora, appunto perché mi angosciano tanto e mi sento male per questo tipo di rappresentazione, non lo so, non mi è piaciuta per niente, quindi continuerò a leggerlo ovviamente e poi farò sapere magari più avanti, però per il momento la mia non è un'opinione molto positiva. La storia magari è molto originale, però io non riesco a passare davanti a come è stato trattato il soggetto principale. E questo libro costa 18 euro. Comunque la sottocopertina è molto carina, ve la volevo far vedere perché è veramente curata come edizione, quindi magari a voi comunque potrebbe piacere di più di quello che sta piacendo a me purtroppo al momento. Passando invece a quelli che sono i miei acquisti, io ho acquistato The Vanishing Stair di Marie Johnson, che è il secondo volume di Cordialmente Perfido, in inglese ovviamente questo, quindi Truly Devious, che ho pagato, qui c'è scritto $17.99, ma io l'ho pagato un po' di meno da Book Depository, sotto è normalissimo rosso con la scritta qui dorata. L'ho letto ovviamente a gennaio appena uscito e mi è piaciuto da morire, quindi ragazzi io ve lo consiglio da morire, è bellissimo. Però non lo so, queste copertine piacciono nonostante siano molto accese di colori e molto minimaliste come design, le trovo molto carine e molto calzanti con quello che è l'atmosfera della storia, quindi io ve lo consiglio da morire. The Vanishing Stair, bello quanto il primo e io adoro questa serie. Sempre da Book Depository ho poi acquistato The Wicked King di Holly Black, che è il secondo volume del Principe Crudele, World Prince in inglese, questo qui ovviamente in italiano non è ancora uscito ma probabilmente uscirà. L'ho pagato mi pare solo 13 euro, quindi l'ho preso subito al volo e anche questo mi è piaciuto tantissimo, io ho dato 5 stelline. Sia di questo che di The Vanishing Stair ho parlato più approfonditamente nel mio wrap up, nell'ultimo che è uscito, che vi linko su per le schede, in modo che possiate comunque farvi un'idea di quello che è il mio pensiero un po' più approfondito, perché ne ho parlato abbastanza. Comunque sì, l'edizione è molto carina, sbrilluccica e io lo voglio tanto. Sono passata poi a un mercatino dell'usato e ho trovato questa copia di Invictus di Ryan Grodin a soltanto 2 euro tipo, quindi l'ho preso, anche perché in realtà mi sa che è una duologia e che è stata interrotta, però non lo so, la copertina mi piaceva molto e anche il sottocopertina è molto bello, mi pare di ricordare, sì infatti, e dovrebbe parlare di un gruppo di malviventi che viaggiano nel tempo per rubare artefatti preziosi, insomma, quindi una cosa del genere, e mi ispirava, solo che non l'avevo mai preso perché questo costa 19 euro, che per me è tantissimo a prezzo pieno, ma 2 euro ho detto yes, mine, mio, lo prendo e l'ho comprato. Vi farò sapere insomma quando lo leggerò. Lo leggerò mai? Spero di sì. E ora vi passo a far vedere le ultime 2 cose che ho comprato che non riguardano J. Christophe. Pensavate di scampartene in questo haul e invece no. Allora, ho preso da Amazon perché dovevo prendere il regalo per Andrea e Mirko che fanno il compleanno, insomma ci vediamo, ho preso i loro regali e ho detto che cosa sarà, non ce lo metti qualcosa per te, e allora ho comprato Kid the Dark My Love di Beth Revis, che è stato uno dei libri più belli che ho letto l'anno scorso, assolutamente uno dei miei preferiti, molto molto bello, molto macabro, con antieroine, molto dark, ci piace, l'ho pagato solo 10 euro ed ero lì tipo yes, vai nel carrello, io ti compro, è valsa la pena aspettare perché l'ho pagato molto di meno di quello che costava all'inizio, e il sotto è semplicemente nero con la parte dorata. Non vedo l'ora di leggere quello che è il secondo volume della duologia che esce a settembre, quindi io sarò più che pronta ad averlo tra le mie piccole grinfie e sapere come va a finire la storia della protagonista e il suo tuffo nell'oscurità. Quanto adoro queste cose. E poi ho acquistato Cardcaptor Sakura numero 1, questa qua è la Perfect Edition. Questo perché Sara si è ridata al mondo delle Magical Girls, dei manga ma gioco. Sto riguardando Sugar Sugar Run, che è il mio preferito in assoluto, poi lo voglio rileggere.
Sara è una piccola tredicenne nel cuore, di nuovo. Quindi mi sto dando al recupero di Cardcaptor Sakura, di cui non ho mai letto il manga, ho visto soltanto l'anime, che è una grossa pecca. Sara, devi recuperare. E quindi lo volevo nella mia collezione, poi guardate quanto sono carini! E volevo comprare, perché l'ho già trovato su AliExpress, cioè il tappeto con il pentagramma di Cardcaptor Sakura. Sto facendo la libreria dei manga, la gioco tutta rosa, poi ne farò bene. Un grande disagio, però lo volevo e l'ho comprato. Stanno 5,91€, mi sembra di sì. Comunque l'ho pagato 5€ su Amazon perché sta scontato, ma all'inizio appunto degli artwork in a colori, che sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e poi c'è appunto l'inizio dell'indice. No, addirittura c'è una claw card e ce n'è un altro, cioè ragazzi, sono tantissime pagine a colore, quindi vale la pena perché è anche bello grande e sono super carini. E quindi ho comprato questo perché Sara è di nuovo super, non lo so, ossessionata da Majoko. Quindi questo è l'ultimo acquisto che ho fatto che non c'entra niente con Jigglypuff. Perché poi Sara ha comprato Storm Dancer, che è il primo libro della serie delle Lotus World di Jigglypuff, che è anche il suo primo libro pubblicato, in questa edizione con la sopracoperta, che è difficilissima da recuperare, raga, difficilissima. Però io volevo questa e quindi sono riuscita finalmente a trovarla. Qui c'è il foglietto del venditore. Dall'America è venuta, l'ho pagata una ventina di euro, che poi alla fine non è tantissimo, però non è neanche super in buone condizioni, cioè è in perfette condizioni, ma le pagine sono un po' ingiallite. E niente, non so niente di questo libro se non che è ispirato alla Cina e la sfida già che so. Andando avanti, poi sono riuscita a scambiare con una ragazza questa copia di God's Grave, che come potete vedere dall'adesivo è l'esclusiva di Barnes & Nobles, che non spedisce in Italia, per cui ho dovuto fare mille rigiri per poterla avere. È quella UK classica con la copertina classica, però all'interno, essendo l'edizione speciale di Barnes & Nobles, ha le fan art sia alle pagine iniziali che alle pagine finali. Non so se voi vi trovate in America, se ogni tanto vi capita di farvi un giro in America. Barnes & Nobles andate a visitare, perché spesso si trovano copie autografate, perché questa è anche autografata, tra parentesi, ora vi faccio vedere. Ta-da! E hanno queste edizioni super speciali, quindi io vi consiglio di farvi un giretto. Non so se è ancora disponibile sul loro sito, perché in Italia purtroppo non spediscono, però costava $26.99, quindi $27. My baby! My precious! Ora passiamo a... crescendo di rarità, ho scambiato sempre su Twitter con l'hashtag Books for Trade questa edizione di Nevernight, che è sempre quella con la copertina UK rigida, ma le pagine rosse perché è l'edizione Goldsboro ed è l'edizione numerata, la 101 su 250 copie, ed è anche autografata. Raga, questa va in mensola, io muoio ancora soltanto a pensare che ho questa bellezza fra le mie mani, perché non ci posso credere, è bellissima, io adoro profondamente, cioè per me è un sogno riuscire ad avere tutte le copie con Sboro, perché spoiler, sarà riuscita anche a comprare quella di Dark Dawn. Sarà ha già comprato 4 copie di Dark Dawn e la quinta arriva molto presto, quindi non pensiamo a queste cose. E quella ovviamente non si trova più da nessuna parte, quindi se la cercate dovete vedere o eBay o comunque siti di usato, comunque scambi. E poi invece l'ultima, che è la cosa più rara di tutte, è l'Arc UK di Nevernight, è la book proof praticamente. Questa qui c'è una storia dietro di cui vi parlo nel reading vlog, quindi io vi lascio il reading vlog nelle schede se volete sapere come ho avuto una botta di culo assurda e questo libro è entrato a far parte della mia vita. Ovviamente le ARC non hanno un prezzo perché non si possono vendere, quindi non hanno un valore fisso, ovviamente dipende dalla rarità, e questo è abbastanza raro, quindi io sono lì tipo my precious, my baby, I love you. Per finire, l'ultima cosa che ho comprato è stato in realtà un Funko Pop, ed è questo Funko Pop di Ron Weasley con la strillettera che mi mancava. È fatta veramente bene, perché se potete vedere anche dentro la strillettera ci sono le parole scritte, è molto molto carina. E comprata questa, mi manca l'edizione, quella gigante ovviamente con lo scacco, che sarà la prossima cosa che mi autoregalo, perché la necessito, la bravo troppo, quindi me la comprerò. Appena mi arriva un pagamento che mi deve arrivare, quella è la cosa che mi compro. E niente, mi mancherebbero anche le edizioni speciali di Barnes & Nobles, però quelle non si trovano, quindi sarà arrangiati. Prima o poi andrò a Barnes & Nobles e svaligerò tutto quel negozio, perché
lasciamo perdere. E niente, sì, questo è il mio ultimo piccolo acquisto, e niente. Lo so che c'è una caterva di roba, ma capitemi, io non ho comprato chissà quanti libri. Questo è un haul che comprende gennaio, febbraio e marzo, quindi sono molti mesi. Io ho comprato soltanto 5 libri e un Funko Pop, ma sono stata molto brava. Ditemi che sono stata brava, vi prego. Come sempre, giù nell'info box trovate tutti i link dove poter acquistare questi libri con queste edizioni direttamente da Amazon, in modo da farlo nel modo più semplice possibile, e tutti i link ai miei altri social network. Io spero che il video vi sia piaciuto, in caso lasciatemi un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!